E questo è il nostro zeppolino. Ah, vado a cavà. Uff. Ecco bellezza, non mi dice niente. Arrivederci. Ciao a tutti, oggi andremo a vedere lo zeppolone o per il breast, per quelli più glamour, più raffinati. Ciambellone, che dir si voglia. Abbiamo qui i primi ingredienti: acqua, sale e burro. Questa è una pasta asciutta. Mezzo litro d'acqua, 10 g di sale, 400 g di burro, 15 uova che andremo a mettere successivamente e mezzo chilo di farina 00 accuratamente setacciata. Andiamo ai fornelli. Eccoci qua, ci siamo trasferiti ai fornelli. Fiamma media, cottura diciamo lenta, e dobbiamo aspettare che il tutto si sciolga e che arrivi a bollore, quindi aspettiamo qualche minuto. Eccoci qua, siamo arrivati a bollore, adesso buttiamo subito la farina. È importante rispettare il procedimento in modo preciso, che questa è una lavorazione molto particolare, molto difficile. Abbassiamo la fiamma, la mettiamo al minimo e adesso dobbiamo integrare la farina e al contempo dobbiamo asciugare l'impasto, il giusto. Quindi adesso giriamo a fiamma bassa e la facciamo asciugare. Il tempo è di circa un paio di minuti, poi dipende sempre dalla quantità di sciù che stiamo lavorando. Ma un modo per capire se la pasta bene è fatta è quella di vedere la pasta che comincia ad aderirsi al fondo della pentola, comincia a formarsi una leggera pellicola. Quello è un segnale che la pasta bene è fatta e che quindi dobbiamo fermare la cottura. Quello che è importante è girare sempre, altrimenti si brucia e si rovina. Ok, la pasta bene sta cominciando ad aderire al fondo della pentola. Adesso siamo pronti per inglobulare le uova. Quindi trasferiamoci in un tegame apposito. Quindi trasferiamoci in questa pentola. E adesso giriamo un attimo così la pasta bene da sola. E adesso aggiungiamo le uova. Le uova piano piano, un paio alla volta dobbiamo aggiungerle. Girate continuamente, altrimenti con il caldo della pasta bignè si bruciano anche le uova. Continuiamo a girare in modo deciso e adesso aggiungiamo le ultime. Ovviamente questa non è una legge esatta, potrebbero anche volercene 18, 20, dipende quanto abbiamo fatto asciugare la pasta bignè sul fuoco, dalla grandezza delle uova, dal formato delle uova. Bisogna sempre provare alla fine. È buona, è buona. 15 uova sono più che sufficienti. Eccoci qua, aiutiamoci con una sacca poche, andiamo a fare il nostro famigerato zeppolone. In questo caso abbiamo usato una bocca liscia larga, ma possiamo anche usare riccia, a seconda, de gustibus. E andiamo a fare un bel cerchio, poi un altro sopra e magari anche un terzo. Ora lo vedete così, questo lo sapete come diventa? Così. Andiamo al forno. Forno sui 180 gradi, cottura lenta. Vi dico già in anticipo, qua non è facile, non vi pigliate collere, non ci rimanete male, perché qua non è facile, sbagliamo anche noi. Qua ci vuole occhio, ci vuole tanta esperienza. Questo quando diventerà grande, vi sembrerà cotto, all'interno invece è crudo. Voi lo cacciate? Ok? Quindi forno sui 180 gradi, circa mezz'ora, 40 minuti a seconda. Magari lo facciamo cuocere per una ventina di minuti, poi spegniamo il forno e lo facciamo asciugare lentamente. Valvola aperta o forno leggermente aperto con un po' di carta stagnola, perché non si deve creare il vapore all'interno, deve svaporare, si deve asciugare, altrimenti si rovina. E dopo circa mezz'ora, eccolo qua. Vedete com'è? Si è asciugato, non è più umido all'interno. Adesso lo possiamo cacciare e lo facciamo raffreddare. Ed eccolo qua, adesso lo andiamo a tagliare per prepararlo alla farcitura. Ok. Importante che dobbiamo mantenere sempre lo stesso verso, altrimenti poi non ci troviamo più. La chiusura deve essere perfetta. E nel frattempo ci andiamo a preparare una bella crema chantilly all'italiana, ovvero crema pasticcera e panna. Come proporzione 60 e 40, in prevalenza crema pasticcera. E questa crema qua la possiamo anche andare ad aromatizzare, preferibilmente. La pasticcera è fatta di aromi, di sapori, di profumi. Consigliato limoncello, liquore strega. Ma anche il rum può andare bene, un goccio di rum esalta i sapori. Andiamoci a mettere giusto un tappetto di limoncello. Diamo un'ultima girata. Ok, aiutiamoci con la sacca poche e andiamo a farcire il nostro ciambellone, il nostro zeppolone. Facciamo la base di crema e adesso andiamo a mettere le fragole, la parte più bella. Fragole, fragoloni, amarene, quello che preferite, a vostro gusto e piacimento. Andiamoci a mettere altra crema sopra per far aderire il disco di pasta con le fragole. E adesso siamo pronti per chiudere. Ecco qua, in modo ermetico. Andiamoci a mettere un altro po' di crema al centro e chiudiamo il tutto con altre fragole.
Adesso possiamo sia lucidarlo che metterci lo zucchero a velo. Facciamo mi dai metà. Questa parte qua la lucidiamo. O con gelatina a freddo, con marmellata, quello che preferite. O si può anche mettere il caramello croccante, ma magari questo lo vedremo in un video a parte. Come nevica, ecco qua. Questa è la metà con lo zucchero a velo. E questo è il nostro zeppolone. Però mo tengo a farlo, non mi riuscite niente. E quindi, come giusto che sia, mi appropinquo all'assaggio. Ulisse, dove stavo posto me? Ah, vado a cavà. Uff. Ma sto sarziano, sana. Ecco bellizzo, non mi riuscite niente. Arrivederci.